Eccoci qua ragazzi, allora sono un'altra volta qui con voi, buon pomeriggio a tutti, un abbraccio gigantesco da Stefano e GRP. Vi annuncio la prossima indagine, che poi non è un'indagine ma è un esperimento, una prova. Praticamente ci è stato richiesto, specialmente su YouTube, di rifare un'altra versione di Horror Drive-In, visto che il primo è piaciuto parecchio, il video è come visione in testa a tutti quanti, quindi ha fatto scalpore. E faremo il Horror Drive-In seconda parte. Praticamente si compone in questa maniera: noi ci appostiamo come sempre con la macchina, con l'automobile, vicino a un vecchio cimitero abbandonato, dove c'è anche lì un convento fatiscente, insomma quasi distrutto del tutto, del 1200, e poco distante c'è anche un antico cimitero francescano. Quindi presenze, anime, fantasmi o quello che sia, ce n'è parecchie, parecchie, veramente tante. Vale la pena ritornare a quel posto a una certa ora di notte, a notte fonda, e rifare un altro horror drive-in, quindi aspettare da dentro la macchina con più telecamere e vedere se si presenta qualcheduno, qualcuno di loro, qualche anima, qualche fantasma, qualche presenza, qualche energia, qualche nuvola che insomma si formi, e poi riprendere i filmati, fare il montaggio come abbiamo fatto tutte le altre volte, e farveli vedere in un'oretta di filmato. Alla fine viene ristretto tutto a un'ora, perché se vengono più lunghi sono un po' noiosi, la gente non può stare davanti a un televisore per più di un'ora a guardare un'indagine o comunque una prova o quello che sia. Bene, quindi non questo sabato, ma quello prossimo andremo a fare la seconda parte dell'Horror Drive-In. Infatti lo chiamerò nel gruppo Horror Drive-In 2, secondo episodio. E poi il lunedì prossimo, non questo ma l'altro, pubblicherò il montaggio del video e vedrete se è successo qualcosa di persona, e ve lo guarderete insomma con comodo sulle vostre poltrone o dove vi siete adagiati o accomodati, comunque quella sera lì o il giorno. Io amo guardarle di sera le indagini, guardo anche le indagini degli altri gruppi perché mi piacciono. È logico, non piacciono solo le mie, ma anche quelle degli altri. Bene, io vi saluto a tutti quanti, speriamo che non ho chiacchierato troppo. Vedete, mi sono messo in una poltrona di un giudice perché qualche volta mi piace cambiare l'ambiente dove faccio la registrazione. Un abbraccio a tutti da Stefano, da GRP e anche da tutto il gruppo, dallo staff che non sono presenti, ma come sempre vi salutano da parte mia, che sono il loro portavoce. Ciao a tutti!